problema di Blatter e di Platini è che hanno la memoria corta. Così, dopo lo scandalo mondiale a cui abbiamo assistito ieri sera dello scippo all'Ucraina di un gol a regolare perché ancora una volta non c'era una strumentazione tecnologica per stabilire se il pallone abbia o non abbia oltrepassato la linea di porta, stamane il presidente della FIFA, che bazzica purtroppo per noi da quasi 40 anni, prima come segretario generale, poi purtroppo come presidente, ha affermato testualmente che la tecnologia nel calcio non è più un'alternativa, ma una necessità. Allora, delle due l'una, o Blatter pensa che siamo tutti scemi, oppure non ha memoria, può darsi che sia l'una sia l'altra opzione, perché Blatter sa benissimo che da 10 anni, non da 10 giorni, la questione della tecnologia nel calcio è sul tavolo della FIFA, che ha sempre sistematicamente rinviato ogni soluzione. Adesso, per la gioia degli amici ucraini, il 2 luglio, cioè all'indomani della finale del campionato europeo a Kiev, l'International Board, che sarebbe questo consesso di parrucconi della FIFA, chiamato ad introdurre delle novità nei regolamenti del calcio mondiale, darà, udite udite, il via libera alla sperimentazione della strumentazione che consente nel 2012, non nell'età della pietra, di stabilire se un pallone abbia o non abbia oltrepassato la linea di porta. Intanto il tennis, il rugby, il football americano, il ciclismo, lo sci e tutti gli altri sport sono ormai nell'iperspazio. Il problema è che Blatter vive nell'età della pietra, ha qualche, come dire, scarsa dimestichezza con la pietra focaia, e a tenergli bordone c'è anche il signor Michel Platini, il quale purtroppo ha sbagliato anche il tempo della sua ultima sortita. Non l'avesse mai detto, ieri sera ha affermato testualmente che il giudice di porta, da lui fortemente voluto perché la tecnologia attenta alla sacralità del calcio e al romanticismo del calcio, ha favorito la realizzazione di molti gol, certo, tranne quello dell'Ucraina, che aveva segnato e che però ha visto, si è vista non convalidare questa rete. Allora, che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire A, che l'ipocrisia regna sovrana al vertice della FIFA e della UEFA. La moviola in campo è nata ufficialmente il 9 luglio 2006 a Berlino, Olympiastadion, finale del campionato mondiale fra Italia e Francia, testata di Zidane, vista dal quarto uomo, segnalata all'arbitro, Zidane espulso, e sappiamo come è andata a finire, ma non bisogna dirlo in giro. 2 anni fa Lampard segna un gol valido, pallone dentro di oltre mezzo metro, sceneggiata incredibile dei giocatori inglesi che dicono all'arbitro guarda sul tabellone che il pallone è entrato, ma l'arbitro fa finta di niente. La verità è che la tecnologia, una volta adottata, vieterà agli arbitri e agli assistenti, ai quarti, quinti, sesti uomini, ai 18 giudici di porta che nella mente di Platini dovrebbero circondare l'intero perimetro di campo, di condizionare le partite e di falsarle. Quando verrà introdotta sarà sempre troppo tardi.